Fratelli e sorelle nero-azzurre, direttamente dalla cameretta di quando ero piccolo, sono qua dai miei per vedere la partita. Sempre bello, chiaramente, vederla allo stadio, però una partita in famiglia veramente col papà è tanta roba, come tanta roba è stata quest'Inter. È stata tanta roba, un risultato importantissimo perché questa partita, insomma, scaccia via un po' di paure, nel senso che comunque finalmente dopo un bel po' di tempo si ritorna, è paradossale parlare così dell'Inter, cioè dopo tanto tempo si torna alla vittoria, noi siamo l'Inter, cioè pensate un attimino, però è la verità. E una vittoria netta, una vittoria meritatissima, un 3-0, un bel risultato, bello rotondo, in un campo difficile, perché ricordiamo che comunque l'Empoli deve fare punti, perché il Verona sta inanellando una serie importante, quindi insomma lotta per non retrocedere, e non era facile, no? Come queste partite qua, poi per noi è inutile dirlo, cioè sono tutte storicamente una più difficile dell'altra. E invece niente, andiamo a Empoli, un bel 3-0, due gol di Lukaku. Abbiamo rivisto un po' il Lukaku degli altri anni, nel senso sembra proprio che fisicamente ormai c'è, ha provato qualche strappo. Il secondo gol suo, favoloso. Degno della stagione dello scudetto, né più né meno. Abbiamo rivisto Lautaro Martinez segnare un'altra volta, questa volta in campionato. Quindi bene, 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 bene. Il mister ha ruotato un po' a tutti, quindi cioè, abbiamo visto Bellanova positivo, abbiamo visto Gosens, Acerbi molto bene, abbiamo rivisto D'Ambrosio. E abbiamo visto il Piastrella, vabbè, il Piastrella io cosa vi devo dire? Cioè, che mi tenta la rovesciata, che tira, però andiamo a vedere poi le valutazioni che gli daranno i giornalisti, però come al solito, cioè, Piastrella fa quello che non ti aspetti e non fa quello che deve fare, però vabbè, non facciamo polemica, abbiamo vinto. Abbiamo visto un Calhanoglu che giustamente è stato fatto giocare per fargli acquisire anche un attimino di gamba, di minutaggio. Un Brozovic che non mi ha fatto impazzire, però comunque hai vinto 3-0, quindi accetti e prendi tutto e soprattutto vai a mettere tre punti importanti. Adesso bisogna ragionare, come ha detto Lukaku, tra l'altro dopo la partita, partita dopo partita, adesso sotto alla Coppa Italia con le strisce pedonali, mi faccio serio solo a nome perché sono veramente la cosa più scandalosa che lo sport in Italia abbia dato, quindi le strisce pedonali. Pensiamo a quella partita lì di mercoledì, è importante comunque andare poi a fare il risultato per andare in finale. E niente, ragazzi, forza Inter e complimenti a tutti, complimenti al mister, complimenti ai ragazzi che hanno messo quello che si deve mettere per portare a casa così bene queste partite qua. L'unica nota un po' così, qual è? Barella entra e subito viene espulso e viene ammonito. Vabbè, l'unica cosa, la nota un attimino negativa è questa. Ragazzi, io vi saluto. Cioè, è arrivato il boss. Boss, vuoi dire qualcosa? Ve lo presento? Questo è il vero Bauscia, che non sono io. Lui è il vero Bauscia, eh? Lui è il mio papà. Papi, sei contento? Era ora che si svegliassero. Sei contento? Hai visto Lukaku? Sì, beh, ma era ora, eh. Sei Con quello. fiducioso? Adesso testa ai gobbacci? No, quelli lì si ammazzano da soli. Se Come si ammazzano da soli? Mi chiudono il canale, papà. Cosa vuol dire si ammazzano da soli? c'è giustizia, dovranno applicarla. Se invece hanno stortato tutto, anche quello, vadano avanti da sola. Ma Ah, ma in quel perché? senso, no, Eh ma è sì. pericoloso, papà. Papà è pericoloso. Non mi fare chiudere il canale. Vabbè, comunque 3-0 a Empoli, va bene così. Porta bene guardarle insieme. Perché dicevo, è bello andare allo stadio, però è bello anche vederle insieme a te le partite, Ma no? basterebbe solo che tutte le altre squadre si rifiutassero un anno di giocare
perché sono stati riammessi. Cioè, voi capite perché poi io la penso così, la penso così e la penso come lui, perché vabbè, è il mio pensiero, però è tutta colpa sua, è lui che mi ha educato. Ciao ragazzi, forza Inter, salute a tutti, va. Io saluto tutti e speriamo che mettano le cose della giustizia a posto qua Ancora, in uè. Italia. Uè, devi fare il bravo. Ciao, forza di Milano, il simbolo regale, il biscione dell'Internazionale.